Sono qui per chiedere il vostro voto e lo voglio chiedere per le tante cose fatte, ma lo voglio chiedere principalmente per quella che sono. Una donna che ha sempre fatto della difesa dei diritti degli altri un po' anche la sua azione quotidiana. Sono stata la prima donna in Sicilia ad essere segretario generale di una grande organizzazione sindacale. Sono stata assessore di questo governo in tre assessorati straordinariamente importanti, come quello del territorio ambiente, poi passando per quello dell'istruzione e formazione ed infine un po' un ritorno a casa, che è l'assessorato attività produttive. Io sono arrivata a questo governo nel 2012 e poco tempo prima Favara si era svegliato una mattina sapendo ed avvertendo il dolore per la morte delle due bambine in Bellavia. Quella morte ha molto segnato la mia azione quando mi sono ritrovata ad essere assessore al territorio ambiente e ho voluto fare un report che parlasse di tutte quelle costruzioni che finivano col rendere precaria la vita delle persone. E quel report è ancora lì, è datato 2013 e parla delle costruzioni fatte là dove non dovevano invece essere fatte. Parlo in luoghi, per esempio, vicino ai fiumi, parlo in luoghi a rischio idrogeologico, parlo di costruzioni su suolo, su zone ad alto rischio sismico. E poi le discariche, il controllo in tutte le discariche, quelle pubbliche e quelle private, e poi il controllo nelle nostre miniere. Dentro le tante miniere abbandonate, cosa c'è? Ancora oggi quel report non ha probabilmente una risposta, ma è una di quelle cose che ci sono e che determinano anche un dato, al di là dei luoghi ad alto rischio ambientale, quale la zona di Priolo, di Biancavilla, di Milazzo, quelle sono della stessa Gela, eppure ci sono dati epidemiologici che ci dicono che bisogna attenzionare i territori, e questo era il periodo del territorio ambiente, quello delle autorizzazioni e quello dei rallentamenti e quello delle velocizzazioni di alcune pratiche. Insomma, sono stati quasi due anni durante i quali ho cercato di fare in modo di poter dare una mano all'imprenditoria siciliana attraverso una velocizzazione di quelle pratiche d'autorizzazione che erano ferme da troppo tempo. E poi ho guidato l'assessorato istruzione e formazione, mi sono occupata molto di istruzione. Ed è durante quel mio periodo che ho pensato e voluto i 600 dottorati di ricerca, 200 per ogni anno, non era mai accaduto in Sicilia. E poi pensare di realizzare, così come sta avvenendo, gli ITS. ITS sono delle scuole tecniche superiori. Ogni scuola ha una dotazione di 1 milione di euro, nella nostra provincia ce ne saranno 2. E devo dire che anche quello è stato un bel momento ed una bella scommessa. E poi in quel periodo offrire nuovi indirizzi alle nostre scuole, prevedere e realizzare il dare a tutte le scuole della formazione del nostro territorio quei corsi serali per poter dare una qualifica ai tanti lavoratori che mentre di giorno lavoravano, poi la sera l'hanno impiegato proprio per ottenere quel tipo di qualifica. E poi sono andata a casa. Casa per me è l'assessorato alle attività produttive, quel mondo di cui faccio parte, quel mondo di cui ho sempre fatto parte, di quel mondo dell'impresa, dove prima c'ero a difendere i lavoratori e adesso c'ero a volere tanta impresa, perché è chiaro che il lavoro che è ciò che serve al nostro territorio, il lavoro che è ciò che serve alla nostra Sicilia, può essere realizzato solo attraverso la creazione di nuove imprese. Ed è per questo che ho voluto, assolutamente voluto, che i bandi uscissero presto, scegliendo uno strumento che era quello del click day, bandi straordinari, bandi che si suddividono in quelli che sono al di sotto di 250.000 euro e bandi al di sopra dei 250.000 euro. Ebbene, quelli al di sotto del 250.000 euro con un finanziamento a fondo perduto fino all'80%, alcuni al 75% e gli altri all'80%.
Poi invece gli altri bandi, quelli in esenzione, dove invece per le piccole imprese c'è un contributo a fondo perduto del 45%, per le medie del 35% e per le grandi del 25%. Anche in questi anni, in questi 2 anni di guida dell'assessorato attività produttive, sono state tante le cose fatte, ma davvero tante. E lì ho cercato di fare in modo che potessero esserci strumenti nuovi. Strumenti nuovi che avevano a che vedere con l'internazionalizzazione delle imprese, le nostre imprese in giro per il mondo, non più le case Sicilia che ad altro servivano, ed invece occasioni, fiere, vere occasioni di sviluppo per il nostro territorio, offrendo alle nostre imprese sicuramente grandi e nuovi obiettivi. Devo dire che questo è un momento che la nostra attenzione viene quasi catturata da slogan quali l'essere giovani. La gioventù è una cosa straordinaria, ma lo è altrettanto l'esperienza. L'essere giovani, e noi tutti abbiamo bisogno di giovani, ma abbiamo bisogno anche di continuità amministrativa, di conoscenza della macchina amministrativa, abbiamo bisogno di un'esperienza fatta sul campo, abbiamo bisogno di una gavetta fatta anche altrove. Insomma, abbiamo bisogno che non sia semplicemente un fatto anagrafico il rinnovamento, perché io è la prima volta che mi candido all'Assemblea regionale, la prima volta, pur avendo fatto parte di questo governo per ben 5 anni, è la prima volta che mi sottopongo al vostro voto e voglio offrire la mia esperienza e nello stesso tempo credo che sia anche utile sapere che anche l'esperienza di tanti che sono da tanto tempo, ma da tanto tempo all'Assemblea regionale, con quegli slogan dove magari dicono di essere contro qualche cosa e poi invece nei confronti di questo stesso argomento magari hanno avuto in qualche modo coincidenti occasioni di incontro. Credo che davvero sia un momento straordinario questo per la vita della nostra regione, una coincidenza per l'arrivo di tanti fondi comunitari, una coincidenza per i tanti cantieri che stanno aprendo ad Agrigento e che apriranno tutti in contemporanea, tutti entro marzo. Sarà un periodo in cui si taglieranno tanti nastri e i 100 cantieri che si apriranno ad Agrigento offriranno al settore dell'edilizia occasione di lavoro per tanti lavoratori. E sappiamo che quando si mette in moto l'edilizia, io lo so da sindacalista, e allora diventa un volano straordinario. L'economia di questo nostro territorio riprende e quanto riprende, riprende attraverso il lavoro di tanti e quanto riprende perché nelle famiglie arrivano maggiori risorse e quanto riprende perché non c'è bisogno di far allontanare i nostri giovani e quanto riprende perché finalmente non è la speranza ma le opportunità e le occasioni a governare il pensiero delle famiglie e l'azione dei tanti ragazzi, ma dei tanti espulsi dal mondo del lavoro. Insomma, io metto al vostro servizio la mia esperienza, perché è un'esperienza conoscere la macchina amministrativa, è un'esperienza fare in modo che la burocrazia sia al servizio e che non la usi invece contro quegli cittadini e quelle imprese di cui invece dovrebbe esserne parte integrante, non più una burocrazia che pensa di dover rispondere solo della legittimità degli atti che emette e non della loro efficacia. Basta i burocrati con le braccia conserte, basta, basta, basta. Abbiamo davvero bisogno di continuare un percorso che dia un'occasione in più alla Sicilia, che sia fatta di tante imprese, di sana agricoltura, di buone occasioni per il turismo e poi, permettetemi, la nostra terra, la nostra straordinaria terra. Quando si parla della Sicilia e si fanno 5 fotografie, 2 appartengono al nostro territorio, la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi. Abbiamo un luogo straordinario, un luogo davvero unico al mondo di cui dobbiamo occuparci e credo che possiamo farlo per i prossimi anni insieme. Pertanto chiedo il vostro voto, al di là delle non voglio dire pressioni, ma al di là dei confronti a cui partecipate, al di là delle occasioni che vi vengono prospettate come occasioni future.
Per favore, non fate in modo che le promesse che vi vengono fatte siano quell'occasione che dura da oggi fino al giorno 5. Non farò promesse, ma il mio impegno affinché per i vostri figli, per i nostri figli, ci siano occasioni ed opportunità. Nessuna promessa, ma impegno tanto. Pertanto chiedo il vostro voto. Vota per chi ti illustra i risultati concreti. Mariella Lobello, lista PD, Micari Presidente.